Dopo un mese di stop forzato, il notaresco torna in campo e lo fa in maniera fragorosa grazie al successo per 5-0 ottenuto a spese dell'Aprilia dopo 90 minuti ricchi di emozioni. Per la formazione del presidente Di Giovanni, il primo posto in classifica diventa realtà in attesa dei recuperi. I padroni di casa in maglia bianca partono con la voglia di prendere subito in mano le redini del gioco, ma è la formazione laziale a far correre un brivido ai locali con Sciba che sbroglia la matassa con una respinta. Ben messa in campo la formazione ospite, con la velocità dei suoi avanti crea infatti problemi alla difesa abruzzese. Al 16esimo Olivera ha un guizzo e mira all'incrocio con il portiere del notaresco che spedisce il pallone in angolo. Passano due minuti, arriva però il vantaggio dei padroni di casa con Banegas che riceve palla e dai 20 metri con una conclusione velenosa mette la sfera alle spalle di Manasse. La reazione degli ospiti è furibonda, con Olivera che al 21esimo a botta sicura calcia verso Sciba con il portiere del notaresco strepitoso nella respinta. Gara che non lascia un attimo di respiro, visto che al 22esimo c'è un contropiede locale con Dos Santos che scalda le mani a Manasse che riesce a respingere. Al 25esimo Aprilia in 10 per il rosso diretto a Camarà che scalcia Banegas a gioco fermo. Grossa ingenuità per il giocatore africano che lascia così in inferiorità numerica la sua squadra. Il match continua con grandi emozioni. Al 28esimo infatti l'Aprilia pareggia, ma la rete di Noman viene annullata per fuorigioco. Ma la squadra di Massimo Epifani è mortifera, perché alla mezz'ora sugli sviluppi di un angolo trova il raddoppio con Gallo che dopo una torre di Banegas non sbaglia segnando la rete del 2-0. Festa grande per i rossoblù che vedono ora il match in discesa con gli ospiti in 10 e con due reti da recuperare. Per la formazione laziale il 2-0 notareschino è una mazzata, visto che stenta la squadra di Galluzzo ad abbozzare una reazione, chiedendo poi al 36esimo il rigore per una caduta in area di Bosi dopo un contrasto con Sorrini. Poi gli ultimi minuti di tempo e il doppio fischio di Vailati di Crema che manda le squadre negli spogliatoi. La ripresa degli abruzzesi è a dir poco micidiale. Al primo minuto arriva infatti il tris con la rete di Banegas che mette la palla ancora alle spalle del portiere ospite. Notaresco sazio neanche per idea, visto che con i laziali ora in barca la formazione di casa trova al sesto minuto il poker con Marchionni che davanti al portiere laziale non sbaglia per il 4-0 dopo un ottimo assist di Banegas. C'è gloria anche per Dos Santos che al decimo minuto se ne va sul filo del fuorigioco andando a segnare la rete del 5-0 che rende davvero di grandi dimensioni la sconfitta dell'Aprilia che ora è in barca e che rischia anche di subire la sesta rete al 27esimo con il gol divorato dal neo entrato Cesari davanti a Manasse. Poi più nulla, con un po' di nervosismo nel finale per gli ospiti ed il triplice fischio finale del direttore di gara che certifica il primato del notaresco. Il campionato è ancora lungo, ma la formazione di Massimo Epifani può davvero sognare. Epifani, un notaresco esagerato, 5-0 all'Aprilia, però nella prima mezz'ora il match è stato sicuramente equilibrato. Ma il match in prima mezz'ora è stato equilibrato perché dall'altra parte secondo me abbiamo incontrato una squadra che è partita per fare un campionato di vertice, non dico di vincere ma di fare i playoff, quindi sapevo la forza della squadra avversaria. E la partita è stata in equilibrio, siamo stati bravi a sbloccarla con una grande giocata di Banegas, poi siamo stati bravi anche a raddoppiarla, c'è stata l'espulsione e la partita l'abbiamo incanalata come volevamo noi, siamo stati bravi poi nel palleggio, nella gestione della gara, a fare bene. Sono contento perché dopo tre settimane di sosta forzata era una grossa incognita oggi giocare questa partita. Siamo stati bravi, vuol dire che ci siamo allenati, quindi merito dei ragazzi che sono stati bravi a tenere alta la tensione e quindi sono contento per loro perché abbiamo fatto una grande partita che ci dà ancora ulteriore spinta per migliorare. A Epifani la classifica non interessa, però in attesa dei recuperi tornate al primo posto in classifica. Ma non mi interessa, fa piacere sicuramente, perché sarei bugiardo a dire che non mi fa piacere, però in questo momento il calcio è in questo momento, penso che la cosa è l'ultima cosa, ci mancano talmente tante partite, il campionato è lunghissimo, vuol dire che a oggi abbiamo fatto un grande lavoro, stiamo facendo un grande lavoro, però dobbiamo migliorare sicuramente alcuni aspetti, di questo ne siamo consci. E lavoreremo quotidianamente per migliorare, poi il fatto di essere primi siamo contenti per i ragazzi.
Galluzzo, una sconfitta difficile da commentare, anche troppo pesante per la sua squadra. Possiamo dire che l'espulsione di Camarà ha messo la parola fine a questa partita? Sì, sì, puoi dirlo, perché fino a quel momento penso che l'Aprile abbia fatto una gran partita. Poteva andare in vantaggio, poteva fare subito l'1-1. E spesso ha avuto il palleggio nella fase di non possesso, è stata organizzata con delle corse in avanti, ha costretto il Notaresco a non giocare da dietro e a calciare sempre, andare sempre in uscita lunga. Quindi i ragazzi avevano fatto fino a quel momento una buonissima partita. Poi l'episodio ha segnato, come sempre succede e accade nel calcio, in maniera negativa la partita. Però ti ripeto, in 10 si può anche giocare, si può perdere, però non si possono prendere gol mollando a livello mentale in questo modo. Quello non mi è piaciuto. Però ti ripeto, le responsabilità per prime sono le mie.